Ciao ragazzi, avete mai sentito parlare del sistema ABS? Che cos'è il sistema ABS? È un sistema di antibloccaggio ruote dell'impianto frenante della tua autovettura. Ora, parlandone nel concreto, cosa serve? Facciamo un esempio pratico. Tu sei in inverno o hai strada bagnata o c'è della brina, specialmente comunque in inverno può capitare perché hai del ghiaccio a terra o del nevischolo, devi inchiodare, quindi devi frenare repentinamente con la tua autovettura, vai a schiacciare a fondo il pedale del tuo freno e senti una grandissima vibrazione. Ma non ti preoccupare, lì non hai rotto il tuo impianto frenante, è soltanto entrato in funzione l'impianto ABS. Come funziona in particolare l'impianto ABS? Abbiamo davanti al motore una pompa dotata di centralina elettronica, dove dentro ha delle valvole comandate elettronicamente. Su ogni ruota abbiamo un sensore velocità, quindi riusciamo a sentire tutte le velocità di ogni singola ruota. Vanno a comunicare tutto quanto in centralina, lei gestisce le sue frenate con delle piccole valvole, quindi riesce ad aprire e chiudere e dare più frenato o meno frenata su una ruota o sull'altra. Detto questo, andiamo comunque a diminuire di tantissimo lo spazio di frenata e l'aderenza della macchina. Perché? Perché se noi andassimo a pinzare e chiudere le ruote, e chiudere il disco, quindi la frenata bloccando le ruote, andiamo a perdere la stabilità dell'auto, perché anche se stiamo a destra e a sinistra la macchina va dritto. E oltretutto andiamo ad aumentare tantissimo lo spazio di frenata. Tanta gente pensa che bloccando le ruote si freni prima, ma non è assolutamente così. L'ABS funziona, diciamo, come se noi andassimo a spingere e rilasciare il pedale del freno se lo facessimo noi manualmente. Non è la stessa identica cosa, nel senso che qua c'è delle strategie totalmente diverse, quindi ogni singola ruota riesce a dargli la sua frenata ideale. Comunque, detto questo, ragazzi, queste sono due semplici parole per spiegarvi l'impianto ABS. È comunque l'impianto frenante, non è soltanto la centralina ABS, ma comunque c'è servofreno, ci sono pompe, c'è tanta roba in più che comunque non parliamo in questo video. Qua abbiamo parlato soltanto del sistema ABS. Comunque, ragazzi, queste sono due semplici parole come sempre. Alla prossima, se avete bisogno di qualche altra informazione, volentieri sono qua.